Un tempo c'era sempre una pentola sopra la stufa. Al suo interno l'accompagnamento di tutti i cibi. Poche famiglie potevano permettersi del pane fresco. Ogni mattina le donne di casa mettevano la polenta sopra il fuoco e la lasciavano cucinare per un'ora circa, mescolandola spesso. Questo alimento accompagnava sia il pranzo che la cena. Quella che avanzava veniva brustolita sopra il fuoco e mangiata a colazione con il latte. La polenta era uno dei pochi alimenti dei tempi andati e ricordo che il nonno diceva quante volte mangiavamo i patugoli. Sapete cosa sono i patugoli? I patugoli è la polenta nella fase iniziale, quando non è ancora dura nella cagliera, e veniva estratta dalle mamme con un mestolo e distribuita ai bambini per fare colazione alla mattina insieme al latte freddo. In tempi più recenti, quando si poteva anche aspettare la polenta per accompagnarla con il companatico, ricordo che i bambini si accalcavano attorno al paiolo quando il nonno o i genitori sartavano la polenta, aspettavano che il paiolo si raffreddasse perché così si staccavano le croste che rimanevano attaccate dall'impasto una volta tolto, e le croste diventavano anche quelle buone come dolce per i bambini alla fine dei pranzi. Grazie al suo gusto delicato, che esalta quello degli altri piatti, la polenta è diventata uno dei piatti simbolo della cucina dell'alta marca trevigiana.